Mia mamma Fernanda. Lei è la capostipite. Molto piacere, signora. Veramente. Lei è quella che porta il carro. Aspettando. Per 40 anni, 42 anni, io e lei lo zappavano, lo coltivavano, andavano anche sopra i limoni. Ecco, perché prima questi venivano tutti zappati, adesso non si zappa più, ma i contadini di una volta zappavano, zappavano tutti a mano. Tutto a mano. E perché adesso non si zappa più? Adesso facciamo soltanto anche per il tempo. Perché non ci sono più i contadini di una volta. Ci sono più contadini che fanno tempo i contadini per tutto, a tempo noi lo facevamo solo questo, esclusivamente. Loro si dedicano dalle 8 di mattina. Mio padre ha fatto una vita a fare il contadino di giorno e il pescatore di notte. Quindi loro passavano tutta la giornata, per 365 giorni all'anno, nei giardini. Di notte lui pescava. Invece io lavorando... per forza ai figli che cosa ci portano? Invece il limone non si guadagna niente, e ormai per noi non si guadagna niente più. Non si guadagna niente. Per noi loro ci hanno cresciuti con i limoni e con la pesca, mio padre. Adesso hanno comprato giardini. La proprietà. Hanno comprato e ci hanno cresciuto, tre figli. Ci hanno mandato a scuola. Certo. Ci hanno istruito. Adesso come oggi. Quindi a noi magari si riuscisse, figurati che non preferirei stare nel giardino. Dice lui, se si potesse vivere nella terra io non ci andrei a fare lavorare sotto padre. Io sarei il primo che ritornerei alle radici, cioè a quello che ha fatto mio padre. Perché perlomeno loro hanno vissuto la loro vita nella tranquillità, senza lo stress che oggi come oggi ci offre la vita quotidiana. Io e mio fratello abbiamo lavori diversi, però in primis non abbandoneremo mai questa terra perché siamo cresciuti con loro, eravamo piccoli che gli andavamo dietro e abbiamo visto i sacrifici che hanno fatto. Quindi il nostro tempo libero, il nostro hobby nella vita, il mio e quello di mio fratello, è quello di coltivare la terra. E non, cioè non avete mai pensato di lasciarla? No, ma... noi no. Perché forse magari abbiamo... Non si può, perché la... è proprietà loro, magari solo il loro lo devono coltivare. Siamo cresciuti... Sono appassionati. No, non si lascerà mai, perché è qualcosa, è la cosa che ci ha donato i nostri genitori, cioè l'educazione, il modo di vivere, la semplicità. Fa parte dei principi della nostra vita, alla fine. Siamo cresciuti con questi principi. Eravamo ragazzi, non andavamo per esempio a farci... una partita di pallone con gli amici, però per noi era un po' più importante stare vicino ai genitori, perché molto spesso capitava che mio padre allontanandosi per andare a pescare mia madre rimanesse sola, quindi stare in un terrazzamento da sola può capitare qualsiasi cosa, qualsiasi problematica, un figlio che sta nei dintorni è sempre qualcosa. E quanto avevate quando succedeva questo? Ma noi eravamo già 10-11 anni, la nostra madre ci insegnava già come ripulire le macere. Pulivano le macerie, portavano il legno. Portavamo la legna dove stava il cammino, ci pulivano avanti, tutto quello che c'era da togliere. Ma da piccole, anche se dovevamo mantenere un ferro, perché le... mentre lei va... Quando mettiamo i teluni, uno cammina sul pergolato. Noi abbiamo l'abitudine. Eravamo piccolini, diceva, avevamo 10 anni, non avevamo la forza, però portavamo il fil di ferro a fianco di mio padre. Che adesso lo faccio io, gli porto perché il fil di ferro allora. Lei era quella circense, alla fin fine era quella che camminava sopra, e mio padre era quello che stava sotto. Cioè, anche lei se mettevi più... i ferri e attaccava le reti. A coltivare proprio i limoni quando avete imparato? A coltivare i limoni da 42 anni in poi, che mi sono sposata, mio marito era unico figlio, io mi ho adattato. Con ciò che ne capivo un po' da quando ero signorina, a coltivare i limoni proprio dopo sposata. Perché? Nell'81 l'abbiamo comprata e abbiamo messo 50 piante di limone, questo primo terrazzamento, il secondo, l'ultima là sopra che avete passato. Insomma abbiamo piantato 50 piante di limone nell'81 e le abbiamo viste a frutto. Ci crede nel sacrificio. Perché nell'81 ancora conveniva investire in un limoneto. Cioè, ci sono stati anche dei finanziamenti. Ma adesso ve lo regalano pure. Si dicevano gli antenati miei, nell'orto ci vuole l'uomo morto. Che deve stare là tutta che deve la vita stare sua. Là. E voi che lavoro fate? Io faccio il pizzaiolo. E io il cameriere. Negli spazi, negli intervalli d'estate, per esempio, invece di andare a fare il bagno, ce ne veniamo qua. Non è vero proprio mare. Che poi diciamo la che alla mattina presto fine... facciamo la raccolta dei limoni.
perché prima di andare a lavorare fa giorno prima, prima delle 9 che vado a lavorare, 9:30 si fanno quelle 2-3 ore che inizi, che riesci a fare quei 10-15 ceste di limone, poi se ne parli il giorno dopo, un po' alla volta. Io inizio al mattino alle 6:30 per le colazioni, perché lavoro in albergo, poi dopo alcune volte c'è la fase del pranzo, oppure si va direttamente alla sera. Allora in questi lunghi intervalli uno ne approfitta per venire qua. E tu invece? Io vado alle 9:30 di mattina, stacco il pomeriggio e poi si rientra di nuovo verso le 6:30 per finire. A mezzanotte, all'una, chissà quanto, quante volte anche alle 2. E questo però è tutto costanza, l'anno lui oppure chiudete? Prima si lavorava, nei primi anni si lavorava tutto l'anno, stavi un mese a casa, poi è andata a diminuire 10-8 mesi di lavoro, fino a quando si scende a 6 mesi di lavoro. Io con i figli, dopo sposato, sono riuscito anche ad andare a lavorare nei muratori, perché bisognava, se no con i soldi di un'estate non puoi vivere altri 6 mesi. Certo. E qui da questi limoni voi riuscite a, come dire, a pagare il fondo e a pagare tutte le spese del fondo? Esatto. Non ci rimettete? No, non ci rimettiamo. Facendolo noi non ci rimettiamo. Esatto. I guadagni sono pochissimi, però perlomeno lo vediamo sistemato. Un po' ci guadagnate però? Un po' ci guadagniamo. Diciamo che negli ultimi anni si sta iniziando a vedere un po' di guadagno, anche perché con le situazioni del mercato, dello sposato amalfitano, di questa grande richiesta che c'è, si sta iniziando a vedere, però la filiera è grande, la filiera del commercio, lei me la insegna. Ma un guadagno, guadagno per poterci sopravvivere, no? No. I soldi dei limoni lo usiamo in quel gruppo, non è che lo certo, vendiamo per comprare i pali, fare quelle spese. Solo che in un anno che devono comprarle, se li mettono da parte, poco di sacrificio. Il nostro gruzzoletto è quello. Una pioggia. Dall'età di mia mamma, allora loro sono stati, non c'era la differenza tra l'uomo e la donna, nel senso andavano tutti e due, si portava una pietra, la portava sia la donna che l'uomo. Adesso la pietra la porta l'uomo, la donna non la porta, perché anche i giovani di oggi sono così, preferiscono stare sul letto con un telefonino. O sono maschi o sono femmine, è la stessa cosa oggi. Mentre loro da piccolo io gli dicevo fare questo, prendo questo, lo porto là, venivano in giro, ma questo